Buongiornissimo a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per fare un video un po' diverso rispetto ai soliti, soprattutto perché nell'ultimo periodo avete solamente visto vlog all'interno del mio canale e ci tenevo un attimino anche a rilanciare il canale, che non so se avete visto, ma comunque la maggior parte dei video li ho levati proprio perché volevo far assumere un'altra forma, fare una specie di trasformazione insomma nel canale. E ho notato che comunque ci sono state iscrizioni sia su YouTube ma soprattutto che su Instagram e tantissime ragazze ovviamente, soprattutto ragazze, io parlo sempre di ragazze, però in generale ci sono anche ragazzi che mi seguono. So che magari non tutti mi conoscono, non sanno chi sono, non sanno più o meno, insomma, grandi linee la mia storia, eccetera, perché ho iniziato a fare i video. E quindi ho deciso di fare una specie di mini video presentazione. Ho preso le domande dal tag delle 100 domande e non so quante domande saranno, adesso poi le conterò. So che questa tipologia di video non è, come si dice, non si usa più tantissimo, nel senso che i tag ormai sono proprio, cioè, quasi anni 90, diciamo così, però ci tenevo comunque a ripresentarmi, soprattutto alle nuove iscrizioni. Niente, io sono Carol e il canale appunto si chiama Beauty Nursing Pills, soprattutto perché sono appassionata sia di make-up che di skincare e sono una laureanda di infermieristica. A breve, entro quest'anno in teoria, incrociando le dita mi dovrei laureare. Tendo a fare vlog all'interno di questo canale, lo faccio più come una sorta di diario personale, ecco. Un tempo facevo, spaziavo molto di più e adesso comunque col fatto che con l'università sono stata presa tanto, il canale è stato un po', ha preso un po' di cambiamenti. Devo dire che il canale piano piano si è un po' trasformato come mi sono trasformata un po' io. Nome. Allora, il mio nome intero è come quello del canale YouTube, cioè, meglio di così, se muore, insomma, è molto semplice. Il mio nome sarebbe Carol Ann. In italiano sarebbe praticamente Carolina o Carola o quello che volete voi, però il mio nome intero è proprio Carol Ann. C'è lo spazio, ma vorrei che non ci fosse perché tantissimi tendono a chiamarmi Carol come il Papa e a me non piace per niente. Cioè, a questo punto preferisco essere chiamata o Carolan, che è anche quello italianizzato, oppure semplicemente Carol, come dovrebbe essere il mio nome, insomma. Dirò anche quest'altra cosa: io sono nata e cresciuta a Milano, in Italia. Vengo dalle Filippine, quindi queste sono le mie radici. Nonostante tutto, ovviamente, sono italianissima, insomma, ho anche due cittadinanze, quindi non ho, diciamo, nemmeno problemi a viaggiare, eccetera. Poi, tendenzialmente, mi sono sempre sentita molto più italiana, cioè, in realtà, questo è un discorso molto lungo. Sono sempre stata nel mezzo e solo negli ultimi anni sono riuscita a ritrovare quell'equilibrio, secondo me, giusto con la maturità giusta. Sei fidanzata? Sì, e diciamo che il mio amoroso, soprattutto su Instagram, è tipo uno dei protagonisti principali delle mie foto, e ve lo metto qui. Altezza. Allora, tantissimi, quando poi mi hanno visto dal vivo, pensavano che io fossi molto più alta. So che dai video forse non sembra, però io sono molto bassa. Sono alta 1,58 m, purtroppo. Quando sei nata? Allora, io sono nata il 9 di giugno del 1992, infatti da poco ho compiuto 28 anni. E se avete visto i precedenti vlog sicuramente avete visto. Studi? Sì, studio. Appunto, sono una laureanda in infermieristica, quindi in teoria beh, mi dovrei laureare. Sono orgogliosa di poter dire che ho finito tutti gli esami, quindi mi mancano solamente tirocinio, tesi e esami di abilitazione, l'esame di stato. Ovviamente causa Covid è successo un po' tutto un casino, quindi ci siamo stoppati anche proprio con il tirocinio, eccetera. Io sono andata avanti con gli esami e fortunatamente li ho finiti entro giugno, come mi ero prefissata l'anno scorso a settembre 2019. Hai mai riso fino a piangere? Assolutamente sì, cioè io sono una che anche se è felice, anche se c'è un qualcosa di divertente, rido così tanto che poi dopo piango. Non lo so, è una cosa, fa parte di me, non ci posso fare niente. Hai incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? Allora, in negativo purtroppo sì, però anche in positivo. Io penso che gli incontri che facciamo nella nostra vita ci plasmino anche in una qualche maniera, quindi nel bene o nel male ci rendono la persona che siamo oggi. Io comunque sia, nonostante tutti i miei difetti, sono molto orgogliosa, insomma, della persona che sono, ecco. Hai capito chi sono i tuoi veri amici? Ragazzi, purtroppo sì, cioè purtroppo o barra per fortuna sì, e devo essere sincera, cioè nel senso amici amici proprio stretti, ormai sono veramente pochi. Hai mai beccato qualcuno che stava parlando di te? Assolutamente sì! Cioè, assolutamente sì. Un po' imbarazzante, però vabbè, alla fine me lo sono sempre sbattuto. Cioè, nel senso,
adesso sono arrivata a questo tipo di consapevolezza, forse un tempo no, però diciamo che me ne sbatto. Soprattutto me ne sbatto perché, per esempio, io avendo il canale, avendo una pagina Instagram, eccetera, magari non lo so, tendenzialmente ci sono state anche banalmente in università le prese per i fondelli, eccetera, quindi però fa niente, cioè nel senso io non è che mi metto a filmare, faccio l'assassina, filmo, parlo di me. Parlo in generale, cioè faccio video perché mi piace, perché ho questa passione, insomma, nell'editing, punto e basta, cioè non penso di far male a nessuno, ecco. Qual è la cosa per la quale non riesci ad aspettare per niente le sorprese? Cioè, allora, a me piacciono tantissimo le sorprese, però io sono una che deve sapere, cioè sono assolutamente una che se mi dicono che c'è una sorpresa che non mi di... Per esempio, mi è capitato per il mio compleanno, no? Il mio amoroso questo weekend passato mi ha appunto fatto questa sorpresa di compleanno, in cui siamo andati in questa spa, in questa suite privata bellissima, soprattutto perché ne avevo bisogno dopo così tanto stress. Ho passato l'ultimo esame, ho fatto il compleanno, insomma abbiamo festeggiato un po' tutto, ma fino all'ultimo, ti giuro che me l'ha fatta pesare, cioè nel senso non me l'ha detto. Proprio perché finché non ero là sul posto davanti alla porta non me l'ha detto, non ha detto niente. E vi giuro che io sono stata una rompiballe, io non lo so come faccio a sopportarmi, però ogni giorno a chiedere dove andiamo, che facciamo, eccetera, eccetera, cioè non sono molto paziente quando si tratta di queste cose qua, però in generale, cioè, sono paziente però per queste cose qua no, e quindi non riesco ad aspettare, cioè ho bisogno di sapere anche solo un indizio, anche solo qualcosa. Qual è la cosa che ti auguri di cambiare nella tua vita? Oddio, di cambiare nella mia vita? In realtà mi piace la mia vita, cioè nel senso mi piace la piega che ha preso la mia vita, quindi so che ho dei progetti, so che riuscirò a realizzarli e per la prima volta forse in 28 anni riesco a dire che sono contenta e seguo il flow, cioè seguo quella via che ho deciso di prendere, insomma. E i cambiamenti ci stanno. Che secondo me il cambiamento è anche segno di progresso, segno di miglioramento da una parte. Le cose poi cambiano assolutamente, non sto dicendo quello, anzi, per fortuna che cambiano. Però, boh, in questo periodo, cioè in questo momento particolare della mia vita, non vorrei che cambiasse niente. Sono molto contenta in realtà. È stranissimo, forse anche solo 3 anni fa ad una domanda del genere non avrei mai risposto così, mai, mai. Cioccolato bianco o nero? Assolutamente nero. Al latte o fondente? Oddio, entrambi, però fondente the best. Hai tatuaggi? Sì, ne ho uno qua, che ho un cuore aperto, non so se si nota. Oh, vabbè, al massimo lo zoomo. E in teoria dovevo farmi, prima del lockdown, un tatuaggio alle costole e un tatuaggio alla caviglia. Anzi, due tatuaggi alla caviglia, però insomma. Sto programmando e prossimamente andrò a farli. Hai piercings? No, cioè nel senso solamente i buchi delle orecchie. Basta. Cosa ti piace di te? È il mio difetto più grande, ma penso che per certi versi sia anche quello che mi abbia un po' spronata anche nella vita a cambiare pagina, a tirarmi su, ed è la mia capocchia dura. Sì, io ho la zucca proprio dura. Cosa, cioè quando in un punto è la fine, cioè la fine proprio per tutti in generale. Hai cicatrici sul tuo corpo? Sì, ce le ho al ginocchio per esempio perché mi ero fatta male quando ero tipo inciampata da bambina e purtroppo essendo scura proprio di carnagione su di me le cicatrici rimangono sempre e infatti anche e soprattutto quando ero piccolina, cioè mia mamma mi sgridava sempre appena tornavo a casa con un graffio proprio perché lei diceva tu sei scura, non è che sei una persona chiara. Il problema tuo è che quando ti si forma una cicatrice ti rimane. Però la cicatrice più grande che ho è questa. Non so se si vede. Sono praticamente caduta in motorino, in realtà sono già caduta un bel po' di volte in motorino, però questa caduta mi ha portato al pronto soccorso. E se non mi sbaglio nel 2016, era, non ricordo se novembre o dicembre, forse novembre. Sì, sono scivolata, pioveva. Ai tempi lavoravo come assistente per i bimbi al British Council qui a Milano. E stavo appunto andando a lavoro, ha iniziato a piovere e sul vialone principale di Corso Buenos Aires dopo Porta Venezia sono scivolata e sono caduta.
Quindi, oltre a questo, volevo solamente dirvi un'altra piccola cosa, nel senso che magari alcuni di voi si saranno chiesti: ma tu hai 28 anni, perché stai finendo adesso la triennale di infermieristica, eccetera. Io in passato ho fatto un'altra università e che poi appunto ho mollato, avevo fatto biologia e tendenzialmente in origine volevo fare medicina. Alla fine, insomma, a fine percorso vecchio, ho deciso di mollare tutto. Pensavo che comunque quella strada non mi avrebbe portata a niente, non mi piaceva, facevo fatica a studiare, non ce la facevo. Quindi, eccomi qua, mi sono appunto iscritta ad infermieristica i 3 anni, la triennale, e ho passato il test, perché cioè 3 anni fa avevo provato anche il test di medicina e per la terza volta non l'ho ripassato. Mi sono iscritta e mi è piaciuto, per fortuna, devo essere sincera, sono stata molto fortunata. Ed è una di quelle professioni che avevo, penso, in passato, da ragazzina, sempre ignorato. Non so perché, c'è una figura molto strana dell'infermiere io in testa, probabilmente. In generale io stessa l'ho sempre considerato una, come si dice, una figura subordinata al medico, ma non è assolutamente così. Ci tenevo a farvi anche un altro discorso e vi lascerò le storie dopo questo discorsino qui che vi sto per dire, perché io ho avuto appunto questo percorso travagliato e volevo dirvi, cioè volevo comunque condividere con voi anche qua su YouTube un discorso che ho fatto in generale nei social, cioè in particolare nelle storie di Instagram. E niente, volevo solamente dirvi che non è mai tardi per ricominciare. Non è facile realizzare e dire che ne so, che magari non si ha il proprio sostegno, il sostegno della propria famiglia all'inizio, del fatto che tutti si fanno un'idea di te, ma poi cioè, tu hai totalmente un'idea diversa. Non è semplice, cioè per me non è stato semplice. Non è stato semplice sbagliare, cioè riconoscere di aver. E voglio dirvi che proprio per questi motivi, per il pregiudizio che le persone hanno sempre su di noi, insomma, io mi sono, per un periodo, chiusa in me stessa, quindi non avevo mai condiviso, insomma, con nessuno, se non che veramente, cioè, due persone in croce, il fatto che ho cambiato il percorso universitario, pro e tanti contro, non è nemmeno stato semplice affrontare tutto il pregiudizio da parte della mia famiglia nelle Filippine, dove magari vedi alcuni cugini che si laureano, che sono molto più piccoli di te, quindi figuriamoci, cioè io sono sempre stata considerata la vergogna della mia famiglia, no? Dove quella che era brava a scuola poi ha fatto proprio il down all'università. E col fatto che io soprattutto all'inizio non avevo avuto il sostegno da parte dei miei genitori, è bruttissimo quando i genitori dicono: io non so cosa raccontare alle mie amiche perché mi vergogno, cioè non so cosa raccontare in giro perché mi vergogno, oppure chi ti dice: no, cioè nel senso mia figlia è un fallimento, e lo dice tranquillamente ai 4:20, no? Niente, volevo concludere il video dicendovi che, detto ciò, dopo tutta questa pappardella che vi ho fatto, io spero tantissimo che comunque sia questo video sia stato anche un po' più completo come presentazione. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ovviamente, se vi fa piacere, seguitemi soprattutto nella mia pagina di Instagram, perché lì comunque pubblico ogni giorno la mia quotidianità. Diciamo che c'è un contatto molto più diretto anche con voi. E niente, basta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Cheers! Oh,